Tre salvezze consecutive, tre stagioni straordinarie, due ingressi nei playoff, lo storico accesso nelle Final Eight di Coppa Italia e a livello personale l'Oscar come miglior allenatore del campionato italiano di Serie A 2016-2017. Questi maggiori risultati raccolti dal Pistoia Basket con alla guida il tecnico campano Vincenzo Esposito, neo allenatore di Sassari, che ha così salutato città, tifosi e società. È sì un ringraziamento, ma è anche per dire che questo qui, come ha detto giustamente Roberto, alla fine per me è anche come un arrivederci. Ho detto a Giulio negli scorsi giorni, questo qui per me rimane come una seconda casa. Dov'è la prima non lo so neanche io, questa. La seconda lo so dov'è. La prima è tra gli Stati Uniti, metà Bologna, metà in Spagna. Sono più incasinato, a dire la verità, dov'è la mia prima casa che con la mia seconda. Perché anche in questa scelta, che poi è soprattutto fatta in maniera professionale per cercare di fare un passo avanti, andare in una situazione diversa, la cosa che so sicuro e che ha messo in difficoltà anche la mia famiglia, mia moglie e mia figlia in primis, è abbandonare questa città. Per me più la società e ovviamente anche la città, però a livello familiare abbandonare questa realtà. Quindi per me questo è sicuro, è e sarà la mia seconda casa. E non lo dico perché mi avrete ogni tanto in mezzo alle scatole quando ci saranno i momenti liberi, i tempi liberi, perché questa è la realtà. Quindi alla fine parliamo poco di pallacanestro, di ringraziamenti e tutto, perché io sono così. Quello che ho ottenuto da questa piazza, da questa città, da questa società, rimane e rimarrà sempre dentro di me. Va al di là dei risultati, delle partite vinte, delle stagioni fatte bene, di un canestro andato fuori, di essere stato il miglior allenatore, di essere stato due volte nei playoff. Tutto questo lo abbiamo conseguito insieme. Io forse sono stato quello che si è messo più in evidenza, perché alla fine ho ricevuto il premio, il trofeo finale, ma attaccato c'è la società, sono gli addetti a stampa, c'è la società e tutto. È tutta Pistoia che in questi tre anni ha vinto, ha fatto la scelta giusta ed ha avuto dei risultati clamorosi. Ho detto a Giulio, ho garantito anche, adesso che inizierà a lavorare per un'altra società, la mia disponibilità ci sarà sempre per qualsiasi tipo di appoggio, sostegno, informazione, suggerimento. Perché io resterò per sempre un pistoiese adottato e una persona che dovrà a questa società, a questa società, a questa società, a questa città tantissimo della mia vita sportiva e non. Grazie per tutto, a tutti. Grazie.